Ciao ragazzi, bentornati da Forem e oggi siamo alla continuazione di Toy Story 3. Nell'ultimo episodio abbiamo fatto l'ora dei giochi del Far West e adesso faremo operazione telefonata. Prima di cliccare X, volevo scusarmi per non aver registrato in questi giorni. Non sono stato molto attivo e quindi adesso voglio tornare facendo non un video ma due video. E penso di iniziare adesso. Oh, questo è un disegno fantastico! E di quando Woody ha detto al sergente dell'esercito di trovare il cellulare dei denti. Quindi dovremmo trovare un telefono del bambino o del ragazzo. Andy stava per andare al college e non giocava più con noi da anni. Se l'esercito avesse trovato il suo numero di cellulare, avremmo potuto chiamarlo e avere la sua attenzione. Tutti all'aereatore, uomini! Ok, suggerimenti, vieni suggerimenti. Ok, vediamo che il percorso è un po' lunghetto. Allora, dobbiamo prendere... chiudere le due finestre e trovare 8 lampadine. Ok, le lampadine credo di ricordarmele. Però posso trovare questo. Allora, una... sì, una è qua. Una presa. L'altra... da sopra. L'ho già visto da lontano, incredibile. Meglio che un falco, ragazzi. E siamo a due. Allora, di là mi sa che possiamo chiudere la sala cinesca. Non se mi ricordo. Esattamente, una chiusa. Adesso siamo qua e ritorniamo a prendere le stelle. Possibilmente più veloce. Obiettivi. Vabbè, ho già visti. Questi qua. Questo è il visuale se non gira niente. Allora, prendiamo le stelle. Attendo a fare casino prima di andare. Se la risalta sulla disarmonica per tornare in pista. Ok. Vabbè. Qua c'è un'altra lampadina che è nascosta naturalmente e non la vedremo. Perfetto. E grazie alla fisarmonica possiamo salire sopra. Esatto. Vedo che questi soldatini ci sanno fare. Adesso ci fa vedere tutto il percorso da fare. Questo è un po' più lunghetto rispetto a... vabbè, con la X ci aggrappiamo, con la... vabbè, tasti li sapete. Muoversi! Sì, calmo però. Ok, trofeo della cinesca completato. Adesso ci mancano le stelle e le lampadine. Che riusciremo a farle, a trovarle. Meno male che la mano è di spalle, sennò ce l'ho già preso. Accidenti, possiamo andare pure da qualcuno. Oddio, c'è una sala. Perfetto. Cioè sto dicendo che possiamo andare pure alle Olimpiadi. Guarda la salti mortali, mio Dio. Ok, andiamo di qua. Il buio più totale. Ah, ok. Qua. Poi c'è l'aria che ci scaraventa giù, devo fare piano. E salto. Oddio, sto per correre la casa. Meno male che ci siamo salvati. Qui devo fare sempre calma. Aspettare che si chiuda. Perfetto. Ok. Perfetto.
trappole per Toby, mi sembra giusto. Andiamo, 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 ok. Ma no, è aria pulita, è bianco. Andiamo di qua e c'è un'altra lampadina che la prenderemo subito. Ok, e già entriamo in casa. Sarebbe tipo una scorciatoia. Il nostro obiettivo è arrivare alla porta, uomini. Ok. Quindi ci devo nascondere. Perfetto. Sarebbe tipo un semaforo che ci permette di passare alcune volte. No, perfetto. Appena in tempo. E siamo arrivati. Adesso vediamo cosa c'è. Cosa ci manca. Telefono localizzato. Prepararsi al salto. Preparate il paracadute, uomini. Ok, vabbè. Lo apriamo. Via sulla stella. Ok, ho già una, due lampadine. E credo di aver... Ok, sono 6 su 8, quindi abbiamo superato, abbiamo completato. Se non ancora una pezza, sappiamo dov'è. Adesso me lo dici. Ok. Perfetto. Trofeo, buco completato. Adesso ci manca le stelle, ci sarebbero le ultime da prendere. Quanti chiavi? Io me le porterei proprio... Ok, stelle completate al 100%, perfetto. La parte della missione affidata all'esercito è stata un successo. Ok, l'ho completato, 400 di credito. E nella lampadina 100 crediti. Sempre 100 crediti con le sala di mesche, perfetto. E le stelle 200 come al solito. Ok, si deve completare solamente quella a tempo. Quelle delle... i cubi per il bambino, perché lampade sbloccate, sì, però sì, è sbarrata perché non esistono a questo livello. 1600 punti, perfetto. Adesso vediamo la parte finale del libro. Andy è venuto a prendere il suo cellulare, proprio come speravamo. Per un attimo mi ha persino preso in mano. Ma poi ha preso il telefono, ha chiuso la scatola dei giochi e se n'è andato dalla stanza. Poco dopo, la mamma di Andy gli ha detto di mettere in ordine le cose nella sua stanza prima di partire per il college. E lui ha deciso di portare Woody con sé e ha messo il resto di noi in un sacco della spazzatura. Noi non lo sapevamo, ma Andy voleva portare il sacco con noi dentro sulla soffitta. Prima che potesse farlo, però, la sua mamma ci ha messo sul marciapiede per sbaglio. E capirai. Davvero incredibile. Cioè, Andy come ha fatto a mettere i giochi in una scatola... Cioè, non in una scatola, in una busta della spazzatura. Mio Dio, che idiota. Come fai a mettere un giochino nella spazzatura? Dai. Adesso ci scommetto che... Vabbè. Allora, faccio vedere una cosa. Allora... Questo non lo sapevo. Ah, che bello vederti! Se andiamo su materiali extra... Ci sono tipo dei lucchetti. Che, vabbè... bozzetti, che sarebbero tipo... No. Oggetti sarebbero. Immagini di alta risoluzione, e trucchi. E trucchi che presto sbloccheremo. Però al momento non voglio sbloccarli poi adesso, perché non segnerà 600 crediti, quindi non li voglio ancora spendere. Perché io vorrei fare tipo un...
una cosa ordinata, per esempio finire la storia e proseguire a questo, visto che ci sono altri minigiochi da fare, quindi che vi farò vedere subito. Più tardi. Grazie dell'ospitalità. Ci sarebbero diversi minigiochi, quindi ci sarà un bel po' di giocare. Avvengo ora di Buzz, quindi sei più tipo un videogioco. Dentro un gioco, incredibile. E poi Woody e gli amici del West. Treno, proprio un buon pomeriggio, però. Vabbè, tutti che tra poco, per farmi scusare che sono stato assente, farò nervi saldi tra poco. Stacco questo, carico, e caricherò subito questo. Quindi adesso io credo di aver finito qui e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!